Il Casarano sbriga agevolmente la pratica irsinese, centrando la seconda vittoria in 5 giorni davanti al pubblico amico. Gara in discesa dopo soli 18 minuti, l'apripista è Villa, che con un calcio di punizione dei suoi costringe il portiere avversario ad una affannosa respinta. Arriva Capitan Calabro, che è lesto a mettere in rete il suo secondo centro personale in stagione. Il difensore va addirittura vicino al raddoppio. Corner ancora di Villa, terzo tempo perfetto ma pallone che termina alto sulla traversa. Raddoppio solo posticipato, perché al 34 sale in cattedra l'incontenibile Aragao. Partenza sprint, palla al piede, triangolazione con Villa e sinistro angolatissimo che vale il 2-0 per i rossoazzurri. L'irsinese è tramortita e prima dell'intervallo arriva anche il colpo del KO. Gran lancio di Galdian per Villa, che si libera del diretto marcatore e sull'uscita del portiere piazza un delizioso pallonetto che corona l'ennesima prestazione da trascinatore. Nella ripresa la gara non ha più molto da dire, se non per Villa che cerca insistentemente la via del gol. Al 26esimo la trova sul cross di Salvadore, ma il guardalinea annulla per posizione di fuorigioco. Dopo la mezz'ora serve invece un doppio intervento della difesa ospite per disinnescare il suo pallonetto dalla tre quarti, prima della standing ovation che il Capozza gli riserva quando lascia il campo ad Attadia. Finisce 3-0, successo che consolida la posizione dei rossoazzurri, confermando la severa legge del Capozza. Ora per Calabro e compagni arriva però un doppio turno esterno, prima a Trani, poi a Somma Vesuviana.